politica deve tenere il timone e deve tenerlo il più possibile in maniera pacifica e in maniera serena, e come succede a ogni buon governatore, a ogni buon timoniere, deve tenere la barca quando c'è la calma totale, deve tenerla quando c'è la tempesta, insomma. E quindi, ecco. E qui il secondo livello della risposta, che poi ricomprende le altre domande, cioè qual è il punto di riferimento? Ecco, io l'ho chiamato, lo chiamo qualche volta, l'esperienza dell'uomo nella sua semplicità e l'esperienza morale nella sua semplicità. Siamo una famiglia umana, è giusto mettere l'accento anche sulle diverse etnie, sulle diverse religioni, sulle diverse culture, sulle diverse tradizioni, non si può prescindere da questo dato, no? Se uno riflette sulla storia della propria famiglia, questa cosa la vede bene, soprattutto col passare degli anni, uno sente il bisogno, no, della catena delle generazioni, di mantenere un nesso con i genitori, con i nonni, eccetera. E quindi è naturale che questo valga anche a livello di una nazione, c'è un problema di volto, c'è un problema di identità che è legato a delle tradizioni, che è legato a una cultura che dai fenomeni di cui abbiamo parlato prima è messo, è interrogato, è messo alla prova e quindi va interpretato secondo delle modalità nuove, cioè delle modalità che non erano prima già alla nostra portata. Però salvando tutto questo e valorizzando tutto questo, dobbiamo anche riconoscere che tutti gli uomini, noi diciamo, sono figli di Dio e fanno parte della comune famiglia umana, il che non è un'astrazione, ma si concretizza appunto quella che io chiamo l'esperienza elementare, che in che cosa consiste? Consiste nel fatto che ogni uomo, ogni donna che è a questo mondo ha in comune tutti i giorni l'esperienza degli affetti, l'esperienza del lavoro e l'esperienza del riposo. Che uno sia a Calcutta piuttosto che a Buenos Aires, piuttosto che a Mira, conviene con tutti gli altri uomini in questa esperienza comune, in questa esperienza comune, che certamente è interpretata in maniera differenziata secondo delle tradizioni, delle culture, delle religioni, eccetera. Allora, il problema è equilibrare questi due fattori, e un buon politico deve essere cosciente che sempre nel rapporto con la polis, con i cittadini, con la comunità civile, sono in gioco tutti e due questi fattori. Allora, l'importante è che il politico, in senso stretto, rispetti il suo compito, che io definisco sempre così, il compito di chi governa delle istituzioni, non è gestire la vita civile, ma governare la vita civile. C'è una differenza tra questi due termini. Che la vita civile va favorita, promossa, lasciata fiorire dal basso, casomai supplita, ecco il tema della sussidiarietà e della solidarietà, ma non va sostituita e qui non va gestita. Il politico però la deve governare, e tanto più è una società plurale, tanto più c'è bisogno di questo governo prudente, saggio e sapiente. Quindi nel governare la società civile, il politico deve interrogarsi su come aiutare i corpi intermedi, soprattutto la famiglia, ecco l'importanza del tema che è emerso, la famiglia e tutto il fenomeno associativo, anche le espressioni religiose. Nel nostro caso siamo in una terra in cui il 90% delle persone ancora si battezza, quindi avrà pure un senso una cosa di questo genere, per quanto uno lo voglia ridurre ai minimi termini, non si può confondere il battesimo con la pratica religiosa. Comunque bisogna valorizzare, rispettando le proporzioni, i fatti,
bisogna valorizzare tutte le esperienze religiose, bisogna valorizzare tutte le esperienze associative. Come? E mirando ad una vita buona. Mirando ad una vita buona. E una vita buona, diciamo, ha bisogno in una società plurale, in cui ci sono delle visioni differenti della vita, ha bisogno che noi si valorizzi un bene sociale primario, che è il fatto di essere insieme. Dobbiamo vivere insieme. Possiamo avere delle concezioni diverse della vita, ma dobbiamo vivere insieme. E allora questo dato sociale va trasformato in un valore politico. Come si fa a trasformare in un valore politico questo dato sociale? Bisogna favorire il confronto e la continua narrazione, il continuo racconto tra tutti i soggetti che abitano una società civile, per tendere insieme il più possibile ad una vita buona. Ecco quindi il senso di quella espressione. E chi governa deve stare attento, per poter fare questo, per poter generare vita buona, deve stare attento ai bisogni primari e soprattutto in certe fasi, in certi momenti, deve prestare attenzione a come sostenere il popolo nel momento in cui questi bisogni primari diventano acuti, come è il caso del passaggio che stiamo vivendo, che voi state in particolare vivendo, appunto la passaggio, la crisi delle altre aziende vicine, in una città che è stata sempre una città del lavoro in senso nobile o in maniera diretta, con la Miralanza, eccetera, eccetera, o comunque attraverso Marghera, cioè, si è ingrandito urbanisticamente come città del lavoro, no? Ecco, allora qui diciamo la vita buona è che è evidente che la questione del soggetto del lavoro, come ha ribadito anche recentemente la Caritas in Veritate, l'enciclica del Papa, ma è una grande tradizione dell'insegnamento cristiano, ma anche della grande tradizione del movimento operaio nel nostro paese, cioè il soggetto del lavoro è primario, viene prima rispetto al capitale e rispetto all'equo profitto. E quindi bisogna che il dialogo continuo, il riconoscimento, l'eventuale contrapposizione o dialettica deve sempre tendere a mettere intorno al tavolo tutti i soggetti interessati per affrontare realisticamente queste questioni tenendo conto di questa gerarchia. E allora, con grande realismo, certamente voi patite più di altre zone, più di Mestre, con Marghera, voi patite la grande mutazione che è in atto nel mondo del lavoro, che non è più nel mondo del lavoro di 30 anni fa e non tornerà più ad essere così. Quindi bisognerà mettersi a tavolo di concertazione con realismo, ma avendo ben chiara la gerarchia delle questioni. Poi questo comporta ovviamente, per una realtà come il vostro, consiglio comunale, la vostra giunta, il sindaco, eccetera, una particolare attenzione a venire incontro ai bisogni materiali quando si fanno acuti ed estremi, come mi pare con una serie di interventi voi avete fatto. Ecco, in questo quadro la questione del sostegno alla famiglia, secondo me, diventa decisiva. Qui discorso si farebbe lungo. Perché? Perché la famiglia è il primo attore, il primo agente che assicura la catena delle generazioni, assicura l'educazione. Come? Facendo passare questa esperienza di vita buona, questa esperienza elementare, da anello in anello.